senso di colpa nasce ed è una cosa che viene fuori a motivo proprio del peccato. E si teme quindi il giudizio, si teme la condanna per quello che è stato commesso. Perché siamo miseri, siamo peccatori, siamo incompatibili a causa del nostro peccato di poter stare insieme al Signore o davanti alla sua presenza. Ma per grazia di Dio il Signore ci ha liberati da questa tremenda situazione. Però il perdono non annienta, non cancella il senso di colpa. Chi ce lo può togliere? Quel rimorso interiore che ci logora. E poi sappiamo noi credenti molto bene che abbiamo un accusatore instancabile. È il nostro nemico, colui che cerca di distruggere la nostra fede. Dio non si ferma solo a farci considerare la nostra condizione, la nostra miseria, ma è pronto a parlarci del suo amore ed è pronto a farlo anche per te, che forse vivi in una situazione dove ti sembra di ricordare solo tutto il male che hai ricevuto, ma anche quello che hai fatto. Forse il Signore non ha più voglia di perdonarmi, o forse il mio peccato è talmente grande, la mia iniquità è talmente grande che ormai è diventata imperdonabile. Il Signore è quello che sa convertire il male in bene, sa estirpare le nostre colpe dal nostro cuore. Per Dio niente è impossibile. Il Signore è così potente da lavarci completamente, da purificarci da tutte le colpe, da ogni iniquità, da ogni peccato. Qui entra in gioco la nostra fede. Crediamo che Dio sa perdonare profondamente. Crediamo che nel Signore non ci sono risentimenti in atto. Non scoraggiamoci, non avviliamoci. Siamo fragili, siamo deboli, ma abbiamo piena fiducia che il Signore è colui che ci sa rialzare. E giustizia è stata fatta per noi nella persona di Cristo Gesù, lì al Golgota. Egli ha inchiodato i nostri peccati, tutte le nostre iniquità, tutti i nostri misfatti. Se anche il nostro cuore ci condanna, 1 Giovanni capitolo 3 verso 20, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.